mappa della libertà ci mettono come paese libero. Mappa della libertà di stampa, siamo semiliberi. Ricordi i titoli all'epoca su 8 colonne? Berlusconi, Querela, Luttazzi. Poi quando ho vinto la causa, è andata la notizia con un trafiletto a pagina 26, vicino ai necrologi. Vogliono aggiungere una cosa molto diversa, e cioè che è vietato pubblicare anche ciò che non è più segreto. L'idea che ho è che l'informazione in Italia sia una cosa indecente. Il problema numero uno in Italia non è la mafia, non è la corruzione, non è la camorra, non è Berlusconi, ma è l'informazione. Il sistema dei media e della comunicazione è sempre più importante e strategico nella vita della gente. Che li distorce tutti quanti i problemi. Noi abbiamo un grande deficit professionale degli operatori di informazione. Nessuno in questo paese vuole correre rischi. C'è una differenza abissale fra quello che riesce a non dire il telegiornale e quello che è costretto a dire il giornale. Certo, l'obiettività totale a volte non è possibile. Il problema non è quello dell'informazione obiettiva o oggettiva. Il problema è quello di dare un'informazione più completa possibile. Invece di avere in Italia un'informazione che controlla il potere, abbiamo un'informazione che è controllata dal potere. Il Cavaliere ha già annunciato che il primo atto del suo nuovo governo sarà a riformare la legge sulle intercettazioni. Che nasce da una serie di bugie. Giustizia, politica e informazione sono due cose strettamente intrecciate tra di loro. L'unico paese al mondo che ha questi tipi di fenomeni.